L'origine del nome di Udine è oscura. Durante il basso medioevo non ebbe grande importanza, visto che le città di riferimento erano Aquileia e Cividale. È a partire dal 1223 che, con la fondazione del mercato, diventa la città più importante della regione per il commercio e i traffici. Da tempo immemorabile era presente sul colle un sito fortificato. Nel corso dei secoli la fortezza divenne un castello che purtroppo nel 1511 venne raso al suolo da un terribile terremoto. Ricostruito fu adibito a vari usi, da carcere a sede municipale a sede museale. Udine ha conservato un caratteristico centro storico, con musei, palazzi e chiese che racchiudono opere d'arte di valore. Il monumento più antico è la Loggia del Lionello, in Piazza della Libertà. Di fronte si trova la rinascimentale Loggia di San Giovanni, un porticato che incorpora la torre dell'orologio, sotto la quale si apriva anticamente il portone principale di accesso al castello. Di origine longobarda è la chiesa di Santa Maria di Castello, con il suo campanile alto 43 metri. Ma è il santuario di Santa Maria delle Grazie è il luogo di culto più famoso e frequentato dai fedeli. Il Duomo, della prima metà del 1200, è consacrato a Santa Maria Maggiore. Il suo campanile, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto raggiungere in altezza il campanile del castello, ma per la difficoltà nell'esecuzione dei lavori e la carenza dei materiali, il progetto fu bloccato e la costruzione assunse questa forma un po' tozza. Il palazzo dell'arcivescovado fu costruito nel XVI secolo, quando i patriarchi di Aquileia, non potendo più risiedere in castello, si cercarono un'altra residenza in città. È noto soprattutto per gli affreschi di Giovanni Battista Tiepolo, chiamato dal patriarca Dionisio Delfino per abbellire appunto la sua residenza udinese. Per una passeggiata all'aperto c'è il Parco del Cormor, ma è il centro storico la vera anima di Udine con le sue numerose osterie ed enoteche. Tra le varie manifestazioni udinesi la più nota è Friuli Doc, che si svolge alla fine di settembre e offre per alcuni giorni numerose degustazioni dei prodotti tipici, dando particolare importanza agli ottimi vini friulani. Sede di una decina di importanti facoltà universitarie, Udine è raggiungibile percorrendo l'autostrada A23 Palmanova-Udine.